Grazie Simo, di nuovo in diretta qui su Drink on Harry, il suono del cocktail. Avete ascoltato Potap Nastia, Shoemaker Keia, che tradotto da cirillico all'italiano è primavera. Dunque, andiamo avanti sempre sulla storia e i costumi della vodka. Eravamo rimasti tra aromatizzata e aromatica. Siamo giunti anche alla dose di servizio nel bicchiere, quindi quando si chiede della vodka liscia è di 4 cl. Invece, quando si chiede un vodka tonico, un vodka orange, è sempre di 4 cl, signori, quindi non cambia. Cioè, voglio dire, ora ho fatto questo invece per prendere un po' in giro la situazione. Cioè, vi spiego, la vodka, bicchiere grande, bicchiere piccolo, sempre 4 cl vi tocca, anche con un'aggiunta di tonica o di succo d'arancia per fare lo screwdrive, sempre 4 cl di vodka tocca, insieme al succo d'arancia che è 10 cl o tonica 10 cl. Di questo non si scappa, quindi ricordatevi sempre che bicchiere grande, bicchiere piccolo, non vi si frega. Quando si viene a versare i drink, sempre quelle 5 cl vi toccano. Fanno però eccezioni alcuni tipi di cocktail dove la ricetta prevede quasi il doppio. Faccio un esempio, una vodka martini che è solo vodka, proprio non c'è aggiunta di nulla, e una caribirosca che è tra i 5 e i 6 cl. Queste sono le eccezioni. Dunque, andiamo avanti, concludiamo. Se bevete vodka comunque da soli o accompagnati, ricordatevi sempre di non abusarne troppo, come dicevamo prima con il nostro dottore, giusto Marco? Giusto. Grazie, sennò vi raffreddate e poi insomma, voglio dire, si capisce comunque l'interesse di prendere l'euforia, quello, cioè, come si dice? Si rispetta questo interesse per alcuni, per lo stadio di euforia, però almeno con consapevolezza e rispetto, perché ovviamente, voglio dire, per voi, ma soprattutto a chi vi sta intorno, che sono gli altri. Una curiosità, che questa poi leggo velocissimamente: se volete gettare il bicchiere dietro di voi dopo aver bevuto vodka, fatelo, per carità, però prima di gettarlo e controllare che dietro di voi non ci sia nessuno, assicuratevi che sia concesso, perché le usanze cambiano di paese in paese e non è detto che chi rompe il bicchiere porti sempre fortuna. Questo è ovviamente per farvi capire che quando il russo butta indietro il bicchiere per romperlo, in Russia si porta bene. Invece in alcuni stati, se tu fai cascare un bicchiere, porta male. Bene! Andiamo adesso al nostro momento magico. Abbiamo parlato della vodka. Marco, c'è qualcuno che è interessato a qualcosa, qualche domanda? Ma per ora mi sembra di no. Ok, mi fa piacere. Meglio così. Allora, cominciamo il nostro operato finalmente. Il nostro momento top, che è la lavorazione del cocktail. Il nostro primo di questa sera, caro Marco. Sì, il primo drink è Lemon Drop. Lemon Drop, mi dici quali sono gli ingredienti? Grazie. Sì, 4 centilitri e mezzo di vodka lemon. Io intanto mi vesto, che così metto il grembiule, che per me è importante. Prego. Sì, 1,5 centilitri di triple sec. Triple sec, si riguarda l'arancia, ricordiamolo. Sì. Poi succo limone 3 centilitri, okay. E zucchero liquido 1 centilitro e mezzo. Perfetto, signori. Allora, questo è un drink stir strain, shake strain, scusatemi, un pre-dinner, un after dinner, o come dicono adesso, un all day cocktail. Non mi chiedete il perché non me lo ricordo più, magari ve lo dico più tardi dopo il fuori onda. Allora, drink su coppa, andiamo subito a raffreddare la nostra coppetta e mi piace oggi prepararlo dentro il nostro Boston Shaker, ossia composto da parte in metallo e parte in vetro. Andiamo subito a raffreddare i nostri due strumenti. Perfetto, ahi, già fresco, già mi sta bruciando la mano. Quindi, come ha detto il buon Marco, abbiamo 4 cl e mezzo di vodka, 1 cl di triple sec. Iniziamo subito con la nostra vodka. Ecco, è andato quasi oltre i 4 cl, ma va bene così. Dopo la mano è quella che è. Uno di mezzo di triple sec, pure troppo, ce l'ho messo, scusatemi. E poi mi sono dimenticato una cosa molto importante, fare la decorazione, ma allora la facciamo subito, che è una crusta di limone, di zucchero con il bordo. Aspetta che, tanto già l'ho freddato un pochino il nostro bicchiere. E voilà, quindi che succede? Crusta, la crusta ovviamente è il bordo che trovate nei bicchieri. Posso citare un drink famosissimo per la crusta, il Margarita, che c'era il bordo del bicchiere brinato, bagnato con limone, come sto facendo in questo momento. Io sto bagnando il bordo del limone, però al posto del sale, come prevede nella ricetta del nostro Margarita, ci mettiamo dello zucchero
E poi ci metto anche una chicchina in più, però la facciamo. Ho messo in un piattino, ho versato con un piattino dello zucchero di canna e uno zucchero bianco, quindi un zucchero di canna e un zucchero di barbabietola. Ne metto un altro pochino. Ora lo appiattisco un pochino, lo mescolo, che mi piace le cose troppo uguali, a me non piacciono, diverse invece sì. Che mondo è bello per Dario. Perfetto, l'ho fatto una crusta, quindi sto diciamo facendo girare il bordo del, solo una parte, una metà del bicchiere, perché magari non tutti piace, quindi ho fatto una, sì, una discreta crusta. Io vi consiglio comunque di vedere poi i video nei prossimi giorni su YouTube, così capite che riferite meglio. Ora vi vado a mettere il ghiaccio dentro la nostra coppetta Martini, coppetta cocktail, per ovviamente stiamo sempre attenti a metterlo, perché l'ho fatto anche a metà, perché così almeno dall'altra parte ci metto il bicchiere e non tocco lo zucchero, usiamo la testa quando facciamo le cose. Bene, abbiamo detto poi, Marco, scusa, quanto di limone, succo di limone? Sì, di limone un centilitro e mezzo. Un centilitro e mezzo, perfetto, ok. Allora, andiamo a spremere il nostro centilitro e mezzo. E voilà, bene, abbiamo usato il nostro spremi lime invece di spremi limone. Comunque, qua il nostro colino l'avevo messo da questa parte, perfetto, andiamo a filtrare, per rendere più cristallino possibile il nostro, ecco, sto versando il nostro succo di limone dentro il passino che è sopra il nostro, la parte in vetro del nostro Boston Shaker, e piano piano, ecco, è filtrato, ecco qua, bene, perfetto, piano piano è entrato anche il nostro succo di limone con vodka e triple sec. E ora abbiamo detto di zucchero, Marcolino, un centilitro e mezzo, un centilitro e mezzo, perfetto, e voilà. Perfetto, basta così. Adesso andiamo a prendere la nostra parte in metallo del Boston Shaker, li scoliamo dell'acqua, che è molto importante, signori, sennò tutta si annacqua. Andiamo a shakerare energeticamente e vai. Olè. Leviamo la parte sopra in vetro. Perfetto, prendiamo lo strainer, il nostro strumento per filtrare, dividere il liquido dal solido, che sarebbe il ghiaccio, che ora poco solido è. Andiamo a versare delicatamente appoggiando il liquido sul bordo. Voilà. Ops, no, perfetto, non è cascato. Di solito quando faccio questo rumore, tac, questo rumore mi casca il ghiaccio dentro la coppa Martini con i nostri ingredienti. Buono, fresco, al limone. Bene, mi rimane l'ultimo tocco di classe, la caramellina gelée, che come decorazione carina, noi la apriamo dalla carta e poi facciamo una piccola incisione nel mezzo. Aspetta, ve lo faccio vedere, scusate, ecco qua, non lo voglio prendere con le mani perché mi si appiccica sulle mani sta gelée. Perfetto, abbiamo tagliato quasi fino in fondo a metà la caramella, quindi abbiamo fatto un'incisione a metà della caramella sotto e l'appoggiamo sul bordo del bicchiere pregando che ci stia. Io purtroppo questi momenti mi ricordano quando sei in gara, fai le gare dei cocktail e ti trema la mano per mettere la decorazione. Perfetto, questo giro non mi trema. Olè! Ecco, sbagliato, aspetta, ci riprovo. Giriamo il tovagliolino come mi piace fare alla Christian Delpech, non mi riesce. Vabbè, ultima cosa. Simo, sei pronto con la prossima canzone? Ecco qua, abbiamo, l'ho detto, è la parola esatta per dirlo. Perfetto, il nostro cocktail è pronto, il nostro lemon drop, ricordiamo, vodka, triple sec, succo di limone, zucchero liquido, crusta di zucchero, sia di canna che di barbabietola, e una caramella al limone gelée. Simo, a te l'onore, signori, state sempre con noi su www.laredia.com con Drink on Air, il suono del cocktail. Au!